priorità, c'è chi invece vuole essere italiano, è contento e contentissimo insomma di questo. Una giornata bella per noi, siamo veramente felici di aver celebrato l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte di Robertino, lo conosciamo così, che è l'unico venditore di fazzolettini che io avevo autorizzato a stare in città, sta all'incrocio del Carmine, al semaforo del Carmine, e avevamo già avuto modo di apprezzare il suo garbo, la sua semplicità, il suo rispetto. Oggi diventa cittadino italiano ed è un piccolo episodio che ha un grande significato ideale nel momento nel quale centinaia di donne e bambini muoiono nei mari davanti all'Italia, nell'indifferenza dell'Europa, del mondo civile. Vorremmo che questo diventasse un segno di solidarietà e una riconferma del rispetto per i valori dell'uguaglianza fra tutti i cittadini, almeno fra tutti quelli che rispettano le leggi. Per me è una giornata bella, carica di valore, di significato, ed è anche una giornata di riconferma di questo rapporto di amicizia con Robertino. Lo trovo sotto casa ogni mattina.